La non conoscenza dei fatti accaduti contribuiscono in gran parte all'ignoranza di tanti. 32 anni sono passati da allora, ma sembra ieri, quel 29 maggio 1985, che ha segnato profondamente le nostre anime. Tanta gente non sa cos'è stato Ezel, e allora dobbiamo essere noi tutti portatori di questa memoria. In questo ultimo periodo ci sono state tantissime iniziative alle quali eravamo presenti, come a Barecella, provincia di Bologna, per ricordare Ezel, lodevole iniziativa organizzata da Giovanni Carito. Torino, con il monologo di David Granicioli, e Ezel, tutti sapevano tranne loro, organizzata dall'associazione Quelli di Via Filadelfia. Bassano del Grappa con il suo torneo di calcio Memorial Ezel Andrea Casula. A Grugliasco, oggi a Reggio Emilia, domani a Chiarasco, a Meda, ovunque se ne deve parlare. Piccoli passi, piccoli gesti per fare rispettare Ezel, perché il rispetto si conquista solo con altro rispetto. Non ci sono colori, c'è solo l'arcobaleno dei 39 angeli. Infine, noi del Comitato vogliamo salutare e ringraziare Franco Fornaciari, instancabile nel curare il parto del monumento, il nostro carissimo amico Titti, ex custode del Mirabello, per la sua preziosa collaborazione al mantenimento del monumento, Franca e Giorgio, amici del Circolo di Sabione, dove purtroppo quest'anno per motivi logistici non riusciamo a fare il nostro pranzo, Carlo Cogliano per il suo impegno presso il Comitato Ezel. Per ultimo e non ultimo, e qui presenti, Ermano Riva e Umberto Rosi, grandissimi, gobbissimi tifosi della Juventus dalla nascita. Al mio carissimo amico Mauro Mortarotti della Fossa dei Campioni di Torino, un grande in bocca al lupo. Ci tenevi così tanto a partecipare e, come promesso, con il cuore sei qui con noi. Ringrazio il Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport, FILEF, Orgoglio Reggiano, per la gentile concessione del patrocinio. E concludo leggendovi due righe che un amico granata ha mandato al Comitato Ezel in amicizia. Gentilissimi amici del Comitato per non dimenticare Ezel di Reggio Emilia e amica Giuliana, mio nonno, buonanima sua, mi raccontava sempre, con una lacrima negli occhi, una cosa brutta, ma per me lontana, la tragedia del grande Torino. Quando mio padre mi portò alla lapide di Superga, anni dopo, realizzai che 31 persone di colpo passarono dalla notorietà al cielo. Con lo stesso spirito ed massimo rispetto vi rivolgo un saluto in qualità del presidente Toro Club Condove e Val di Susa, ed in particolare alle famiglie delle vittime di una strage voluta da incapacità mentale e odio sportivo. Ci sono dei luoghi e momenti in cui il sano contrasto sportivo è il sale dello sport, ma vedere scritte, striscioni che denigrano dei morti, lo trovo vergognoso da qualunque colore provenga, e mi chiedo quando si potrà dimenticare nel rispetto gli odi sportivi e partecipare ognuno con i propri colori a ricordo delle vittime sempre. Oggi da credente pregherò le vittime dell'Ezel e per tutte le altre vittime. Rosario De Cru Condove, presidente del Toro Club Condove. Io volevo ringraziare questo mio amico Rosario De Cru dicendogli e sottolineando che alle nostre commemorazioni chiunque è libero di partecipare con i propri colori sociali
ed è questo che ci rende particolarmente orgogliosi. Grazie. Grazie.